Buongiorno, buongiorno cari amici e ben ritrovati con Campania Live. Inizia oggi una nuova edizione del nostro format, la nostra Morning News in diretta ogni mattina dalle 11.30 alle 13 su 8 Channel, canale 16. Come sempre spazio agli ospiti studio e collegamenti con l'informazione in tempo reale. Ma partiamo oggi da quello che è stato un evento molto importante che si è svolto in Campania, che ha acceso i riflettori di tutto il mondo su una piccola realtà dell'Irpinia che la scorsa settimana ha ospitato il G7 dei ministri dell'interno. Noi oggi ne parleremo con il sindaco di Mirabelle Clano, Giancarlo Ruggero, che saluto e ringrazio per la disponibilità. Sindaco, ben trovato. Grazie, grazie a voi. E con l'assessore ai beni culturali e alla promozione turistica, Raffaella Rita D'Ambrosio, che ringrazio. Salve, buongiorno a tutti. Vi ringrazio perché so che avete trascorso dei giorni belli, intensi. Mirabelle Clano, come dicevamo, è stata sotto i riflettori a livello internazionale, una bellissima vetrina, anche molto impegnativa. Di questo parleremo, di quello che è stato, ma anche di quello che sarà, ovviamente, di come in qualche modo anche capitalizzare questa vetrina così importante. Poi, come tutti sapete, ieri c'è stata Domenica al Museo, un nuovo appuntamento con il format promosso dal Ministero della Cultura che consente l'ingresso gratuito nei musei e parchi archeologici statali del nostro paese ogni prima domenica del mese, un format che conquista sempre i visitatori. Ancora una volta abbiamo un sito campano che è stato tra i più visitati, ovvero ancora una volta ingresso gratuito nei musei, ancora una volta Pompei al primo posto in Italia, ma ci sono anche tanti altri siti campani come Palazzo Reale, la Reggia di Caserta e perché no andando anche nelle aree interne al Teatro Romano di Benevento e non solo, che hanno accolto tantissimi visitatori proponendo anche tante diverse iniziative. Ma come sapete, come è nostra abitudine, partiamo dai collegamenti con l'informazione, andiamo subito ad Avellino dalla nostra Paola Iandolo. Paola, ben ritrovata. Ciao Imma, buongiorno, buongiorno e buongiorno anche ai tuoi ospiti. Allora, da Avellino oggi tratteremo ancora una volta le stragi sulle strade, perché nel weekend a Sant'Angelo dei Lombardi ha perso la vita un giovane pizzaiolo, Giacomo Amoruso, mentre la ragazza che era con lui in auto è in gravissime condizioni. Quindi l'incidente è avvenuto domenica all'alba, la sua auto è precipitata giù nella scarpata, quindi compiendo un volo di oltre 9 metri prima di schiantarsi contro un albero. Il giovane è morto sul colpo, mentre Sofia De Vito, questo è il nome della ragazza che era con lui, è ricoverata all'ospedale di Pozzuoli. La giovane è intubata e in coma farmacologico e in condizioni purtroppo critiche, quindi saranno ore di angoscia e preghiere per Sofia mentre si piange a Sant'Angelo dei Lombardi, ma anche a Lioni, per la morte di Giacomo, un giovane d'oro, dicono i residenti, che aveva finito di lavorare proprio alle 1.30 di notte prima di incontrare appunto Sofia e ritirarsi a casa. Quindi la sequenza dell'incidente che ha causato quindi la 24esima vittima irpina, parliamo dall'inizio dell'anno, quindi ancora in fase di ricostruzione da parte dei carabinieri che stanno lavorando appunto al sinistro. Parlavamo di dati, quindi di vittime, perché anche a Napoli il bilancio è triste. Ieri si sono svolti i funerali di un'altra ragazza investita sulle strisce pedonali, si chiamava Valeria, e anche qui a Napoli il bilancio è di 24 vittime proprio sulla strada dall'inizio dell'anno. Quindi noi da Avellino tratteremo e approfondiremo proprio l'argomento della sicurezza sulle strade nel corso del nostro TG. Quindi al momento dalla redazione di Avellino è tutto e ti restituisco la linea, Imma.
Grazie alla nostra Paola Iannolo, che ritroveremo poi nell'anteprima TG. Torna il nostro appuntamento che ci consentirà di scoprire, come sempre in diretta, anche quelle che saranno le notizie principali affrontate nel corso dell'appuntamento con l'informazione delle ore 14 di 8 Channel. Si accennava di Napoli, allora noi col touch dal sito ottopagine.it andiamo a Napoli. Ancora cronaca: tentata rapina nel traffico, terrore a Napoli, donna trascinata fuori dall'auto, ma la resistenza e il coraggio della vittima vince sul rapinatore. E sempre a Napoli, in apertura, troviamo una notizia di attualità: ortopedia, è un napoletano il ricercatore più influente al mondo, Nicola Maffulli, in cima al ranking elaborato dalla Stanford University. Sicuramente un bel traguardo per il professore napoletano ordinario nell'Università Sapienza, che, come dicevamo, è il ricercatore più influente al mondo nel campo dell'ortopedia e della medicina dello sport. Da Napoli andiamo a Salerno, anche in questo caso dal sito ottopagine.it. in apertura troviamo la cronaca con Capaccio: tragedia sfiorata, scontro autocamion, veicolo schiacciato, negozio distrutto. Nel sinistro sono rimaste coinvolte complessivamente 4 autovetture. Ma per ulteriori aggiornamenti siamo pronti per andare a Salerno da Sara Butte. Buongiorno Imma e buongiorno ai telespettatori di 8 Channel. Oggi a Salerno è il giorno del dolore, perché si sono tenuti i funerali del 48enne Carmine De Luca, ucciso insieme a un suo collega al mercato ittico martedì scorso a sparare un 72enne ex collega di lavoro. Ovviamente le indagini sono in corso, l'uomo ha confessato il duplice omicidio, si continua però ovviamente ad indagare per ricostruire la dinamica di quello che è accaduto. Intanto oggi Salerno piange uno dei suoi figli, c'era il sindaco ad assistere alla funzione religiosa, tutti i familiari, gli amici, una persona davvero molto conosciuta, amata e stimata. Il parroco che ha officiato la funzione, Donnello, ha parlato però di perdono, ha detto che alla famiglia, la famiglia deve avere la forza di perdonare una cosa che è un crimine contro l'umanità, una tragedia davvero che non doveva accadere, ma purtroppo è avvenuta, e ora l'unico appiglio per chi amava Carmine e cercare di perdonare, grazie anche all'aiuto ovviamente della religione di Dio. Ovviamente maggiori dettagli sulla vicenda al TG delle 14 nel servizio che andrà in onda 8 Channel. Vi restituisco la linea. Assolutamente, ulteriori aggiornamenti qua nel TG delle 14, ancora collegamenti con l'informazione. Dal sito ottopagine.it andiamo a Caserta per una panoramica sulle principali informazioni che riguardano le 5 province campane, come facciamo ogni mattina e come faremo anche nel corso di questa edizione, in cui mi piace annunciarvi non mancheranno anche momenti di intrattenimento, spazio alla musica, spazio alla cultura, e poi tornerà ovviamente il nostro appuntamento dedicato alla cucina, questo appuntamento che ci piace così tanto. Ma come dicevo, ancora informazione, andiamo a Caserta dal sito ottopagine.it. in apertura anche in questo caso troviamo la cronaca: ubriaco e drogato investe un anziano e fugge, denunciato il 79enne non è in pericolo di vita. E sempre a Caserta, in primo piano a Marcianise, c'è la politica con le parole del governatore De Luca, che, come abbiamo ascoltato anche nei giorni scorsi, ha chiarito: vado avanti a prescindere dal PD, mi ricandido. Il governatore replica agli esponenti Dem: chi ci sta ci sta, chi non ci sta non ci sta. Da Caserta a Benevento, la cronaca ancora in apertura: autotreno carico di polli in fiamme sulla Fondovalle Isclero, decine di animali morti, vigili del fuoco in azione in valle Telesina. Sempre in primo piano a Benevento ancora si parla di un'eccellenza in campo sanitario, eccellenza dell'ortopedia del San Pio di Benevento, che diventa esempio negli Stati Uniti. Il dottore protagonista con il lavoro sulle fratture da fragilità nelle aree rurali. E dovremmo avere da Benevento in collegamento Cristiano Vella. Eccolo, vediamo. Cristiano, a te la linea.
Sì, buongiorno Imma, buongiorno ai tuoi ospiti e ai telespettatori di 8 Channel. Diverse sono le novità da Benevento in questa apertura di settimana. Parliamo della diga di Campolattaro, come è noto l'opera principale relativa al PNRR, una delle opere principali in Italia, per la verità, visto il costo 500 milioni di euro per la potabilizzazione che dovrebbe risolvere il problema del 50% dell'approvvigionamento idrico di tutta la Campania. Ebbene, ci siamo confrontati con il responsabile dell'autorità di gestione della Regione Campania, con Sergio Negro, e ci ha detto che finora i tempi sono stati rispettati, ma dobbiamo fare un po' una corsa contro il tempo perché il progetto è ampio e il termine del 31 marzo del 2026 è perentorio, quindi bisogna accelerare, bisogna monitorare il progetto non tanto per le difficoltà tecniche, ci spiegava, perché non ci sono manufatti di particolare difficoltà, quanto purtroppo per l'atavico problema della burocrazia che c'è in Italia. Altro problema burocratico che in questo momento è all'attenzione dell'opinione pubblica a Benevento e dei cittadini e della politica è quello relativo al progetto di abbattimento delle scuole sala, della scuola sala e torre a Viale Mellusi, nella zona alta di Benevento. Come noto c'è una contrapposizione per il progetto tra un comitato di genitori e l'amministrazione per alcuni errori che sono stati commessi in merito al progetto che, come ricordiamo, è oggetto di un finanziamento da 17 milioni di euro per l'abbattimento e la ricostruzione. Ci sono ancora schermaglie tra la politica e il mondo dei genitori del comitato. Vedremo insomma come proseguirà nei prossimi giorni. Un accenno, volevo farlo poi a una buona notizia, spesso parliamo di mala sanità, in questo caso parliamo di una buona notizia, l'hai data tu leggendo i titoli del nostro sito, visto che è stata inserita praticamente pochi minuti fa, quella dell'eccellenza del San Pio, riconosciuta a livello mondiale con il caso delle fratture, della prevenzione delle fratture nelle aree rurali, che è stato citato come esempio anche per economia e per la possibilità di abbassare le liste d'attesa anche negli Stati Uniti, una ricerca fatta dal reparto di ortopedia del San Pio con il dottor Meccarieni. Grazie, grazie allora Cristiano Vella. Grazie a voi, buona giornata. E io prima di raggiungere lo studio con voi voglio condividere una notizia simpatica che sicuramente ha consentito a qualcuno di sorridere dal sito ANSA Campania Lotto, colpo da 620.000 euro a San Sebastiano del Vesuvio, vincite anche a Salerno, Napoli e a Benevento. La fortuna bacia San Sebastiano del Vesuvio in provincia di Napoli grazie al gioco dell'otto nel concorso di sabato 5, come riporta AgiPro News. Sono stati vinti 622.500 euro. Beh, sicuramente una notizia che avrà consentito a qualcuno di sorridere. Come immagino oggi il sindaco e l'assessore al turismo che, come dicevo, a Mirabelle Clano nei giorni scorsi hanno ospitato delegazioni provenienti da tutto il mondo, consentendo al territorio di mostrare le eccellenze campane, irpine in particolare, ad una vetrina internazionale. Ma partiamo proprio dalle parole del ministro Piantedosi in occasione della conferenza di chiusura del G7 a Mirabelle Clano. Noi siamo arrivati alla conclusione di questi 2 giorni di lavoro intensi che ha visto, credo, anche questo territorio, l'Irpinia, protagonista come bellissimo scenario. Io, quando ho fatto questa scelta, a un territorio in cui sono particolarmente legato come sede del Summit, ho pensato che fosse idealmente di uno spaccato di quell'insieme di bellezze naturali, di arte, cultura, che riguarda un po' tutto il paesaggio dei piccoli borghi e che costituiscono anche un po' il tessuto connettivo del nostro paese. E
mi fa piacere farlo qui, voglio dire subito, non è stata una gentile concessione a un territorio, ma la determinazione della collocazione di un evento come questo passa anche attraverso una serie di valutazioni da parte di persone a ciò deputate, e quindi vi posso garantire che quando l'ho pensata io e quando poi è stata riscontrata ogni elemento di fattibilità, il luogo aveva tutte le caratteristiche per potersi prestare a questo tipo di collocazione, anzi credo che al termine ormai dell'evento possiamo dire che ha svolto pienamente il proprio ruolo, anche nella logica di voler contribuire a dare un po' tutto l'anno della presidenza italiana del G7, contribuire a dare del nostro Paese un'immagine positiva anche proprio dal punto di vista della capacità di ospitare ed organizzare eventi come questi. E allora, erano queste le parole del ministro Piantedosi in chiusura del G7 degli interni a Mirabelle Clano. Ovviamente si è parlato tanto di sicurezza internazionale, di contrasto alla droga, ma si è parlato anche, come lo stesso ministro abbiamo ascoltato adesso nelle sue parole, di aree interne di Campania, di Mirabelle Clano, di voler mostrare un aspetto positivo. Sindaco, oggi possiamo dire è andato tutto bene, il bilancio è sicuramente positivo, no? Sì, il bilancio è sicuramente positivo. Io ringrazio ancora una volta il Ministro che lancia una sfida a se stesso e al territorio, all'Irpinia, che noi abbiamo recepito, ci abbiamo lavorato su per tantissimi giorni, mesi. Credo che il bilancio complessivo sia un bilancio positivo che dà molto all'occhio, perché solitamente questi eventi, come lei sa, si organizzano in luoghi che sono luoghi ormai tipo per organizzare i G7, per organizzare eventi di questo tipo. L'Irpinia rappresenta una novità, è proprio questa novità che c'è stato praticamente anche questo riflesso in qualche maniera negativo in alcuni aspetti della stampa, alcune trasmissioni televisive che hanno un po' ridicolizzato l'Irpinia, ma non è così, perché noi abbiamo dimostrato che l'Irpinia può organizzare il G7, l'Irpinia è una terra viva, una terra che produce e non è quella che in alcune circostanze c'è stata descritta. Noi chiudiamo un G7 con ovviamente i complimenti del Ministro, con i complimenti della stampa nazionale ed internazionale, perché l'Irpinia è un luogo bellissimo da scoprire, da vedere. E siamo, come dire, contentissimi di averlo fatto, io lo rifarei altre 100 volte questa. Beh, allora oggi si può dire, no? Archiviato il fine settimana, archiviata questa settimana così impegnativa, è un po' quello che volevate fare, ovviamente organizzare un evento così grande in una realtà piccola, in un'area interna, può essere una bella sfida. Lei diceva oggi possiamo dire sicuramente è andato tutto bene, lo rifarei anche altre 100 volte, al pari di quelle che possono essere dei pareri divergenti, che per carità anche il ministro in conferenza, io ho seguito tutta la sua conferenza, dicevo ovviamente c'è il diritto di pensiero, ci possono essere dei pareri divergenti, ma oggi dice tutto sommato è andato bene, va benissimo, abbiamo mostrato quello che volevamo mostrare. Ma assessore, c'è un aspetto adesso in qualche modo che prosegue, ovvero io ho titolato questa puntata una vetrina internazionale per il territorio. Come capitalizzare, se mi consente questo termine, questa grande occasione? Allora, io credo innanzitutto che questa effettivamente sia stata una finestra dalla quale tutti noi ci siamo affacciati, si è affacciata l'Irpinia intera con le sue tradizioni, con la sua cultura, con la sua storia, però attraverso la quale si è affacciato il mondo e ci ha visti per la prima volta. Ho partecipato all'Expo a Milano e per la prima volta c'è stata la possibilità di presentarci al mondo con un padiglione che mi ricordo si chiamava Irpinia, e già allora aveva suscitato la curiosità di chi non ci conosceva.
oggi siamo ancora più visibili. È visibile Mirabella e Clano, ma è visibile l'Irpinia. E si è detto che il ministro aveva fatto una scelta coraggiosa. Non credo sia proprio corretto dire questo. Il ministro forse era l'unico o il primo a crederci realmente in questa terra e ci ha regalato una consapevolezza in più a tutti noi, che è quella di potercela fare, di esistere e di essere una terra importante. Quindi da questo momento in poi ognuno di noi, con questa consapevolezza in più e questo stimolo in più, sicuramente si darà da fare per continuare su un tracciato che evidentemente già c'era, ma forse non eravamo neanche tanto consapevoli, però siamo forti e ce la facciamo perché siamo irpini, siamo sanniti. Avete realizzato anche un portale per l'occasione che ovviamente adesso resterà per consentire ancora una volta, come lei diceva, di mostrare quelle eccellenze che d'altronde mi sembra di capire rivendicate. Le avevamo e vogliamo sempre più mostrarle al grande pubblico. Ma sì, perché poi è quello che ci chiede il turismo internazionale, il turismo anche di nicchia, perché appunto c'è un sito archeologico importante, parlo di Mirabella, ma anche in Irpinia abbiamo altri siti archeologici importanti, minori, ma comunque che raccontano tanto di sé. Abbiamo a pochi passi da qua Tripalda, Bellinum, Conza, Fioccaglie e perché no, tutto il resto che sono musei, sono biblioteche, sono castelli, ma anche enogastronomia, percorso lento, abbiamo tutto, quindi non dobbiamo fare altro che invitare le persone a venirci a trovare www.visitamirabella.it. Assolutamente, Sindaco. C'è stata anche una collaborazione, comunque necessario il dialogo anche con gli altri sindaci. Avete presentato anche un documento al Ministro portando in qualche modo le istanze del territorio. Ovviamente era il G7 dei Ministri degli Interni, quindi ci sono stati dei temi prioritari, ma è stata l'occasione per presentare anche le istanze del territorio. Allora, vogliamo ascoltare sia lei ma anche altri sindaci proprio in occasione di queste giornate. Da oggi Mirabella e Clano e tutta l'Irpinia sono capitale del mondo, siamo su tutti i giornali nazionali ed internazionali, una vetrina molto importante per l'Irpinia, perché siamo stati in grado, nonostante anche le difficoltà che capirete, di organizzare un evento nelle aree interne, in una zona che solitamente non ci sono state mai riunioni di questo tipo. Quindi siamo tutti molto felici e orgogliosi di questo risultato. Sicuramente faremo vedere l'Irpinia, la cultura, il turismo, la storia, la tradizione, tutto ciò che c'è di buono e di sano in questa provincia di Avellino. Non è il solito G7 degli altri ministeri, ma è quello del Ministero degli Interni e quello più attenzionato dal punto di vista della sicurezza dopo il G7 che si è svolto in Puglia dei capi di Stato. Ma sicuramente è una grande occasione, un regalo che ci viene fatto al territorio, ma anche un'opportunità per mettere in luce le bellezze, la storia, la cultura, le tradizioni e anche una sfida che abbiamo accettato, perché è quella di partecipare all'organizzazione di un evento così importante che pone la provincia di Avellino al centro di dinamica internazionale, non è da tutti i giorni. Il G7 è l'occasione per disvelare al mondo le bellezze del nostro territorio. Avellino ovviamente la porta delle aree interne, noi siamo la madre un po' dell'Irpinia e ne siamo orgogliosi. Ringrazio a nome di tutta la comunità il caro ministro Piantedosi per aver voluto l'Irpinia come palcoscenico e quindi ci ha dato questa grande opportunità. Si vede che ama la nostra terra e noi siamo fieri del suo lavoro e dell'affetto che ha riservato per il territorio. Sindaco, le chiedo subito qual è secondo lei l'aspetto più importante emerso nel corso di questi giorni. Ma innanzitutto la grande visibilità internazionale e mondiale dell'Irpinia, questo che credo che sia l'aspetto più importante, al di là dell'organizzazione che è stata impeccabile, per questo io ringrazio la Questura, la Prefettura, le delegazioni della Presidenza del Consiglio, del Ministero degli Interni che si sono adoperati in questo periodo.
però io credo che l'Ispinia, Mirabelle Clano non abbiano mai avuto una visibilità come è stata, ecco, lanciata in questi giorni. Poi abbiamo il carro di Mirabelle Clano, che era il simbolo del G7, questo carro che noi abbiamo rimontato nel punto in cui si tenevano le riunioni del G7, c'è stata questa photo family che giovedì alle ore 15:30 in un attimo ha fatto il giro del mondo ed è molto bello. Vediamo, dovremmo avere la photo family. Con il supporto di Aldo Fenizzi in regia sono certa che potremmo mostrare, ecco, questo è il momento della photo family. No, viene dopo. All'esterno. Questo è l'esterno, quindi no, questo è l'interno, la foto è all'esterno. La foto l'avete fatta dopo all'esterno, quindi sì. Avremo poi modo magari di mostrarla, e lei diceva anche quello è stato un altro momento d'orgoglio, ma è stata l'occasione anche per parlare dei temi del territorio. Sì. Sì, infatti c'è stata questa riunione il primo giorno in prefettura dove hanno partecipato tutti i sindaci, perché ovviamente la riunione si è tenuta a Mirabelle Clano, ma ovviamente ha partecipato tutta l'Ispinia, tutta la provincia di Avellino, anche perché molte delegazioni non si trovavano a Mirabella, ma anche nei comuni limitrofi, quindi c'è un coinvolgimento dell'Ispinia. Il primo giorno noi abbiamo avuto questo incontro con il ministro, che si è parlato ovviamente dei temi del G7, ma si è parlato anche un attimo delle emergenze alpine, che sono quelle un pochettino più importanti e necessarie di pronta risoluzione che noi chiedevamo. E come sapete, quella della questione idrica è un'emergenza che va comunque affrontata in tempi molto molto brevi, perché ogni anno la situazione peggiora sempre di più. E un'altra questione che abbiamo posto al Ministro, che poi è di sua diretta competenza, essendo il Ministro degli Interni, è quella legata a questa microcriminalità che si diffonde sempre di più nei nostri piccoli centri ispini, che riguarda questi furti di abitazioni continui. E su questo il Ministro ha dato già delle risposte, che probabilmente a breve ci sarà un accordo di collaborazione con la Regione Campania, lui già ha fatto con la Regione Calabria, su una forte implementazione della videosorveglianza anche nei piccoli centri, perché soltanto attraverso misure come queste di deterrenza nei confronti di questi soggetti che continuano ad entrare negli appartamenti, e devo dire che il popolo ispino è spaventato da questa emergenza e c'è bisogno di intervenire subito. Quindi abbiamo l'occasione di annunciare che il dialogo prosegue col Ministro, diceva ci sarà probabilmente la firma di un protocollo sulla videosorveglianza, in qualche modo avete avuto l'occasione di presentare anche proprio le stanze che arrivano dai cittadini. Certo. Si parlava prima di photo family, mi comunicano dalla regia che possiamo vederla, anche perché abbiamo la possibilità di commentarla con due ospiti d'eccezione che ci possano raccontare proprio anche il dietro le quinte, no? Assessore. Sì. Bellissimo. No, a parte che ricordo la frase del sindaco, che fu emozionante, perché appena scattata questa fotografia scrisse: da questo momento Mirabelle Clano e l'Irpinia, il carro di Mirabella, sono visibili al mondo, ed era la verità, quindi effettivamente i brividi. E c'è da dire una cosa, io abbiamo solitamente, noi montiamo il carro, l'obelisco di paglia, in un altro posto, che è questa collina di Santa Caterina, da cui poi si avvia tutto quanto il percorso, questo trasporto del carro che dura ore. E in occasione del G7 ci hanno chiesto poi di renderlo visibile e di dare la possibilità proprio di realizzare questa photo family, quindi abbiamo dovuto necessariamente montarlo in un'altra location, che era quella di all'interno della struttura che ho ospitato il G7. E
non ho mai visto la mia comunità così tanto unita come in questo momento. È stata veramente è stato un giorno di festa, un matrimonio, quando le famiglie si preparano a vestirsi bene, a dare il meglio di sé. È stato un momento bellissimo. Quella foto dice tutto e rimane nella storia non solo di Mirabella, ma dell'Irpinia e di tutti quanti noi. C'è una curiosità, io devo andare in pubblicità, lo so, ma il sindaco prima raccontava una curiosità molto bella che in qualche modo descrive come la comunità poi ha vissuto il passaggio delle auto blu. Cosa accadeva al passaggio delle auto blu, sindaco? Il risultato punto finale molto bello è questo, che al passaggio delle auto c'erano le persone in mezzo alla strada con le bandierine che applaudivano in qualche maniera. Allora, sicuramente c'era il lancio del riso, ma c'erano le bandierine che sventolavano. Allora, sicuramente anche questo è un aspetto molto bello che oggi possiamo raccontare anche con un sorriso, con un po' di divertimento, come è giusto che sia, perché è stato un grande evento, per quanto i temi trattati siano stati fondamentali per la sicurezza del paese. Ma oggi parliamo di questa vetrina internazionale, non potrà mancare un viaggio tra le eccellenze enogastronomiche mostrate in questa occasione, tra pochissimo però, perché adesso c'è una breve pausa pubblicitaria. Eccoci tornati in diretta con Campania Live, spazio agli approfondimenti e collegamenti con l'informazione, e lo ricordo per chi avesse deciso di seguirci solo ora, in questa prima parte parliamo del G7 che si è svolto a Mirabelle Clano, una vetrina internazionale, e con l'assessore al turismo ed il sindaco di Mirabelle Clano stiamo scoprendo anche un po' di curiosità. In qualche modo archiviato questo grande evento, oggi possiamo dedicarci anche ai dettagli, alle curiosità. E prima stavamo parlando, perché poi, come sapete, a Campania Live si finisce sempre a parlare di enogastronomia e di cibo, è un tema, dovete sapere, che ci piace tantissimo, quindi ascoltiamo gli chef, i grandi chef che hanno cucinato in questa occasione, cosa hanno proposto, però poi anche l'assessore e il sindaco ci diranno quali piatti hanno preferito, vediamo. Sicuramente insieme a Antonio e Annunzio abbiamo fatto una passeggiata per la Campania, ma soprattutto nell'Irpinia, quindi prodotti simbolo di questa terra come i porcini, come gli ovuli, il tartufo, l'agnello, il torrone saranno proprio i protagonisti di questi eventi fra pranzo e cena e quant'altro. Stasera ci saranno due primi piatti, un risotto con dei porcini e del tartufo, e poi ci sarà un tortello con stracotto e una salsa acidula di spinaci. Mentre il secondo, logicamente, è l'agnello laticauda, che in questo caso lo faremo con una parmigiana di melanzane. E logicamente per dessert abbiamo riprodotto il torrone in un'altra forma, in un'altra consistenza. E poi logicamente diamo anche un qualcosa che rappresenta un po' l'Italia in generale per il dolce finale. Alla cena di gala ci saranno una decina di aperitivi, tra cui anche le pizze, perché abbiamo dovuto fare una passeggiata totale per la Campania, quindi dalla costiera, Ischia, Capri, l'entroterra. Poi ci saranno due primi, un'entrata, due primi, un secondo e un dessert. Questo è partita da molti mesi, perché non è stata facile. Almeno 6 mesi, come diceva Antonio, perché è molto complicata, perché comunque anche le autorizzazioni per i piatti ci sono state comunicate in tempi proprio stretti, all'ultimo minuto, e quindi, ripeto, non è solo la cena di gala dei ministri, ma c'è un'organizzazione dietro che è veramente enorme, e quindi anche questi due ragazzi stanno facendo un lavoro quotidianamente molto molto importante. Noi ci prendiamo i meriti della cena di gala, ma tutto quello che viene fatto dalla proprietà, dall'organizzazione della proprietà e da questi ragazzi è veramente un lavoro enorme. Noi siamo abituati a grandi eventi, ma come questo è irripetibile. Oggi infatti a pranzo abbiamo oltre 400 coperti tra delegazioni, giornalisti, forze dell'ordine, e poi comunque anche domani altre 400. Stasera anche altre 200 oltre i ministri, quindi consideriamo anche tutto il resto che c'è intorno, quindi non è soltanto la cena di gala. E poi domani comunque avranno i ministri, mangeranno nelle nostre cantine, faranno un passaggio nelle nostre cantine storiche, sono delle antiche cantine romane, e qui
faremo un percorso degustativo soltanto di prodotti irpini, tra cui il tartufo bianco, faremo dei tagliolini con farina di castagne di Montella, quindi richiamiamo tutti i prodotti della zona, dei fagottini alla genovese con la famosa cipolla ramata di Montoro, quindi cerchiamo di abbinare tutti i nostri prodotti più importanti della zona. Siamo già pronti e sperando di poter far degustare e far rimanere un bel ricordo dei nostri piatti, quindi è un percorso che comunque ci ha fatto veramente piacere averli qui con noi e quindi speriamo che rimarrà un po' dell'Irpina in ognuno di loro. E noi lo chiediamo subito al sindaco e all'assessore al turismo cosa è rimasto anche di questo viaggio enogastronomico tra i prodotti della Campania. Non è rimasto niente perché hanno mangiato tutto. È stato tutto. Cosa secondo voi è stato più apprezzato? Ma io sentivo parlare dell'aglianico, il vino è stato apprezzato da tutti. Ma poi formaggi, salumi, tutti i prodotti irpini, rigorosamente prodotti irpini, e devo dire che la parte dedicata ai pranzi e alle cene era quella più affollata di tutte le delegazioni, perché arrivavano lì in massa. Perché... Ma questi cicatilli sono stati mostrati? Sono stati cucinati venerdì. Gustati, venerdì. Venerdì alle ore 15 abbiamo mangiato con il ministro i cicatilli con il pulieo, di cui si era parlato anche sui giornali, quindi era, come dire... Un piatto che bisognava assaggiare prima di andare via. Assessore, io dico sempre una cosa in questo studio, che il cibo è cultura ed il cibo racconta i territori, e con lei lo raccontiamo perché a Campania Live accade così, proprio durante la pubblicità raccontavamo di come anche i cicatilli, un piatto che viene realizzato in molti comuni, può cambiare molto anche a distanza di pochi metri. Sì, tra Mirabella e Clano è composta di 4 frazioni e a distanza di 1 chilometro da una all'altra c'è anche la diversità nel tipo di pasta che viene realizzata come cicatielli. A Mirabella centro sono piccolini e alcuni li mangiano addirittura col cucchiaio, al passo di Mirabella li fanno anche un po' più lunghi e si mangiano con la forchetta. Ovviamente, detto ciò, il nostro sugo, nel senso di Mirabella e Clano, è sicuramente il migliore. Voglio dire, questo viene fuori il mio orgoglio è clanese, però penso davvero che la sala stampa, i giornalisti del Media Center di questo G7 siano stati quelli più felici di tutti i G7 che sono stati realizzati in Italia, perché veramente si è mangiato bene, anche perché poi Villa Orsini viene fuori da una tradizione di ristorazione, una famiglia importante che ha sempre fatto questo, quindi sono stati attenti al dettaglio, a parte i rinomati chef che hanno cucinato per loro. Poi possiamo dirlo, se c'è un settore particolarmente competitivo, ma più che altro in cui si vede proprio l'orgoglio del territorio, è proprio la cucina. L'assessore, che fino adesso è stata sempre molto moderata anche nel raccontare le tante cose belle realizzate, mi dice no, però il sugo come lo facciamo noi non lo fa nessuno, è veramente un bel aspetto, no? Sì, che poi questo pulieio in realtà è una mentuccia che addirittura pare che usassero già ad Eclanum, quindi insomma è storia, è cultura. E allora, visto che parliamo di cultura, andiamo a Napoli dal direttore di Palazzo Reale, Mario Epifani, che innanzitutto saluto e ringrazio per la disponibilità, perché Palazzo Reale viene da un fine settimana veramente ricchissimo di eventi. Ieri c'è stato un nuovo appuntamento con Domenica al Museo, ha accolto in questi giorni un grandissimo evento come Campania Libri Festival. Allora, direttore, innanzitutto grazie. Abbiamo qualche difficoltà di connessione, cioè, ecco. Sì. Prego, direttore, io la ringraziamo, so che anche oggi ha tanti impegni, le chiedo da subito come è andata innanzitutto questo nuovo appuntamento con Domenica al Museo, sempre molto seguito. Riesce a sentirci?
Facciamo così, chiedo alla regia, mandiamo un'intervista realizzata ad uno dei tanti ospiti nazionali e internazionali che hanno partecipato in questi giorni proprio a questo grande festival dedicato ai libri che si è svolto a Palazzo Reale. Parlo dell'antropologo Marino Niola, sentiremo la direttrice, vediamo. Questa edizione di Campania Libri Festival vengono alla ribalta le comunità locali, che sono la vera forza di una regione come la Campania, che sul piano culturale e forse ancora di più sul piano agroalimentare si alimenta di questo incredibile numero di biodiversità, che sono invenzioni, tradizioni, vocazioni produttive, e nel complesso è un patrimonio enogastronomico che non ha uguali in Italia e forse addirittura non ha uguali in Europa. È un'iniziativa che ormai è alla sua terza edizione e sta crescendo sempre di più. Del resto noi abbiamo tantissimo materiale da presentare, sia in termini di iniziative sia in termini di elementi culturali. Quello che stiamo cercando di costruire anche per questo è un ecosistema culturale attraverso la presenza di tutti gli attori, e oggi il protagonismo è degli editori, dei librai e delle biblioteche, delle scuole, di tutto quello che si muove. Queste le parole di questo grande evento che c'è stato a Palazzo Reale dedicato ai libri, e mi dà l'occasione per ricordarvi come sempre che Campania Live avrà ogni giorno, ogni settimana l'appuntamento con la nostra rubrica dedicata ai libri, uno spazio dedicato agli autori, la possibilità di raccontare e di raccontarsi. Avremo a breve la possibilità di ripristinare il collegamento in diretta con il direttore Mario Epifani, che ringraziamo per la disponibilità, perché anche questa mattina era impegnato. Giustamente l'assessore ricordava, dopo il G7 della cultura, il G7 degli interni, e oggi ieri proprio c'è stata domenica al museo questo evento, come ricordavo, sempre molto seguito, ma che piace. Ma sempre in occasione del G7, forse proprio alla fine degli incontri con le delegazioni, avete avuto modo di mostrare anche i tesori dal punto di vista culturale del territorio. Quello è stato un momento interessante perché ci ha dato la possibilità di coinvolgere tanti giovani che hanno risposto all'appello, ma anche persone di spessore, professori universitari. Li abbiamo ringraziati proprio ieri sera donando loro una piccola pergamena in ricordo di questa esperienza, e ci siamo ripromessi di rivederci presto, e magari non saranno le domeniche al museo, ma sicuramente ci saranno weekend in cui ci dedicheremo alla riscoperta del nostro patrimonio culturale e storico con il loro aiuto. È stato un bel momento. Sindaco, in conferenza di chiusura il Ministro ha parlato anche, c'è stato un passaggio anche sullo spopolamento, no? In qualche modo come combatterlo, dando la possibilità ai territori di mostrare le eccellenze, i tesori che ci sono anche nelle aree interne, mostrare la capacità anche di realtà più piccole di ospitare grandi eventi internazionali. Sì, ovviamente non soltanto enogastronomia, ma soprattutto anche turismo enogastronomico, ma anche infrastrutture, perché il Ministro faceva riferimento, faceva un esempio molto molto importante. Noi stiamo realizzando una stazione ferroviaria importante, la stazione Irpinia, che è a pochissimi chilometri da Mirabelle Clano. Una volta conclusa, noi da Grotta Minarda per arrivare a Roma ci mettiamo un'ora qualcosa, raggiungiamo Napoli in poco più di 30 minuti, quindi è molto importante non lasciare isolata l'Irpinia, perché un giovane può anche rimanere nel proprio luogo di origine e andare a lavorare tranquillamente a Roma e tornare ogni giorno. Le infrastrutture sono importanti, il territorio è importante, l'enogastronomia, l'artigianato, la cultura. Noi prima abbiamo visto tutti, i cantieri della città. Sono tutti fattori importanti. Io credo che in questo momento l'Irpinia stia crescendo, c'è bisogno però di uno sforzo da parte
soltanto degli enti locali del territorio, ma anche del governo, della regione Campania, perché bisogna dare la possibilità di crescere questo territorio, che è un territorio sano, che è un territorio che ha tutte le potenzialità per poter fare qualsiasi cosa, lo ha dimostrato anche in occasione di un evento importante come questo del G7. Vogliamo ascoltare allora le parole proprio del Ministro rispetto agli impegni per il territorio. Ho voluto accompagnare tutto questo ad un incontro con gli amministratori, tutti i sindaci della provincia. Ne ho registrato un'entusiastica accoglienza totale, eppure i sindaci qui come altrove hanno legittimamente ispirazione politica, partitica di varia provenienza. Personalmente mi hanno consegnato un documento su cui hanno compendiato, anche lì credo, segnalo forse un elemento importante, perché i sindaci di 118 comuni di estrazione e di ispirazione politica diversa hanno trovato un tratto unificante, diciamo, una posizione comune su alcune cose di rappresentarmi come rappresentante del governo. Ne cito una tra tutte, la crisi idrica. Io l'ho vissuta anche da residente di quest'estate. Io trovo singolare che una regione, una provincia ed una regione come questa, una provincia come questa che dà acqua, produce acqua che è stata importante, no? Per dissetare, ma per alimentare l'industria agroalimentare di intere regioni, di intere altre province, anche densamente abitate, poi possa vivere anche nei comuni che hanno le sorgenti tra le più produttive d'Italia. Questo credo che sia, adesso non sono preparato, ma credo l'Irpinia sia una delle province maggiormente dotata di questa risorsa, che è considerata da tutti nei discorsi che tutti facciamo quando parliamo bene, è considerata il petrolio del futuro. Io non so, non faccio critiche, non dico nulla, però evidentemente è mancato da parte di qualcuno che doveva avere una visione generale il fatto di garantire una manutenzione delle reti che non facesse sì, come mi pare di aver letto che avvenga, che c'è una dispersione sulla rete del 60%, ho letto, quindi non ho documenti ufficiali, e quindi è tale da determinare questo tipo di crisi. Su questo ho promesso. Non è, diciamo, non sono cose che rientrano nei dossier di stretta competenza del Ministero dell'Interno, però ho promesso che mi renderò anello di congiunzione tra quelle che sono le istanze locali e quello che il Governo potrà fare. Su questo sicuramente, su questo c'è il tema per esempio del rafforzamento dei sistemi di collegamenti interni. Ci sono grandi aspettative in questa provincia per la realizzazione della stazione ferroviale a Riva all'Alta Velocità nella Valle dell'Ufita. Sindaco, sono i temi di cui si stava parlando, quindi crisi idrica che è stato il grande tema per il quale avete chiesto un impegno anche del Ministro Piantedosi, c'è poi i collegamenti che diceva sono fondamentali per questo territorio. Noi abbiamo ripristinato il collegamento con il direttore di Palazzo Reale Mario Epifani. Direttore, innanzitutto grazie, ben trovato, le chiedo da subito come è andato questo fine settimana veramente ricco di iniziative ed eventi a Palazzo Reale. Sì, buongiorno, scusate il problema tecnico e sono fuori sede. Sì, sono stati tre giorni molto impegnativi ma molto belli, devo dire. Insomma, poi tra l'altro l'ultimo, quello della chiusura ieri, ha coinciso con l'apertura gratuita del museo, quindi abbiamo avuto oltre 8.000 ingressi, quindi è stato un gran numero di visitatori che si mischiavano ai partecipanti agli eventi, ai vari eventi che hanno occupato un po' tutti gli spazi sia esterni che interni del palazzo, e poi con vari temi che spaziavano appunto dall'informazione alla letteratura, a cinema, televisione, quindi è stato molto ad ampio spettro, cultura in senso lato veramente. Direttore, c'è da studio una domanda dell'assessore alla cultura del comune di Mirabelle Clano in provincia di Avellino, che come le sa ha ospitato proprio nei giorni scorsi il G7 degli interni e giustamente ricordava gli appuntamenti del G7 della cultura invece a Palazzo Reale. Assessore, prego. Sì, salve direttore. Ovviamente dobbiamo, più che una domanda era un invito a fare rete, perché noi aree interne soffriamo tra virgolette un po' troppo la
presenza di siti importanti come Pompei, come Napoli, eccetera. Se ci aiutasse in questo e riuscissimo davvero a fare rete, magari potremmo parlare di una regione anche, insomma, anche più forte, anche più importante. Voi con il vostro territorio già comunque conosciuto e noi con le nostre aree interne ci compensiamo e magari amplifichiamo ancora di più il risultato. Tra l'altro nel Manna c'è, a parte altri reperti archeologici sempre provenienti dai Clanum e dall'Irpinia, abbiamo proprio un'ara della Mefite che è nostra, proveniente dai Clanum, quindi è un invito, l'aspettiamo anche a lei a mangiare i nostri cicatielli col puglieio. Volentieri, grazie. Sì, no, questa è l'esigenza un po' di differenziare i flussi, di non concentrare tutto il turismo in poche sedi, è un problema ben noto anche al Ministero. Insomma, noi cerchiamo anche tra noi di fare rete. Oggi sono a Caserta, che è un attrattore ancora più grande di noi, ma è chiaro che abbiamo anche noi siamo avvantaggiati Palazzo Reale dalla posizione sicuramente, però invitare noi adesso tra l'altro abbiamo Villa Pignatelli che da poco è stata associata a Palazzo Reale, già quello per noi è una necessità di dirottare dei flussi e incoraggiare le visite non solo nei grandi attrattori, ma far arrivare i visitatori in posti meno conosciuti in città e fuori. Direttore, com'è andata ieri? Le chiedo da subito un riscontro. Ancora una volta in Campania grandi numeri in occasione di Domenica al Museo e, come dicevamo, Palazzo Reale aveva in contemporanea anche grandi eventi. Sì, è stato impegnativo perché appunto c'era veramente il palazzo era pienissimo, insomma, sia all'esterno ma anche all'interno con tutti gli eventi. Noi abbiamo superato gli 8.000 ingressi, che per noi siamo tra i primi 10 musei più visitati, insomma, in questa domenica. E dopo Pompei ci siamo noi, insomma, nell'area campana, insomma, quindi è un bel risultato. E ovviamente poi questo per noi serve anche poi per far memorizzare un po', ecco, Palazzo Reale vogliamo che sia poi percepito da tutti come luogo anche di ritrovo, come luogo dove si può tornare, c'è sempre qualche attività da fare, quindi ci fa piacere. Questo impegno è un impegno bello per noi. C'è un aspetto che io voglio ricordare, perché il direttore è sempre molto disponibile, è intervenuto già nel corso della scorsa edizione a Campania Live, l'impegno a fare in modo che anche grandi siti culturali come può essere Palazzo Reale in piazza del Plebiscito ad essere vissuti non solo dai turisti ma proprio dare l'occasione anche ai cittadini di vivere quotidianamente il palazzo. E questo è un impegno, direttore, per voi che prosegue? Sì, perché poi siamo identificati anche comprensibilmente come sede di eventi, insomma, storicamente il palazzo era quello, insomma, non nasce come museo, quindi noi siamo un museo, ma siamo, è anche bello che continui a essere un luogo di eventi dal G7, insomma, da eventi istituzionali, ma anche eventi aperti al pubblico come questo. E noi abbiamo un teatro, un giardino dove stiamo facendo adesso dei lavori, tra l'altro, quindi anche popolarli, insomma, lì ci fa recuperare anche un po' la storia e l'identità del palazzo, perché altrimenti sarebbero delle sale vuote. E il concetto di museo un po' non è proprio di questi luoghi, insomma, quindi tutto sommato ci serve anche ospitare delle attività. Direttore, abbiamo ancora degli interventi da studio, non so se il sindaco o l'assessore, perché oggi c'è questo invito ovviamente dall'Irpinia che le hanno rivolto, prego. Abbiamo rivolto, ma ci aspettiamo assolutamente una visita a breve o comunque un incontro, perché no, magari anche in questo studio. Sarebbe una bella cosa, insomma. E poi va ricordato, salve direttore, che Aiclanum, il sito che si trova a Mirabelle Clano, oggi è patrimonio mondiale dell'UNESCO, perché abbiamo un pezzo di via Appia lì perfettamente integro, ed è uno dei pezzi della Campania più importanti, probabilmente dopo Benevento e Capua, però Mirabelle Clano ha un sito archeologico bellissimo e in questo momento non è più da considerarsi un sito archeologico di secondo livello, ma è di primo livello, proprio perché è patrimonio mondiale dell'UNESCO. Ma non solo questo, il sito neolitico di Madonna delle Grazie, tra l'altro nel nostro museo di arte sacra custodiamo due degli 28 ex ultet ormai restati al mondo. Insomma, c'è tanto da scoprire a Mirabella e in Irpinia.
Assolutamente, allora direttore, se le va bene anche per me in questo studio, questo confronto dalle aree interne a Napoli, quando volete, ci piace sempre, ci fa sempre piacere, come ci fa piacere per l'occasione scoprire anche i prossimi appuntamenti. Prima lei era in collegamento, io ho mostrato l'intervista a Marino Niola in occasione della presentazione del suo libro a Palazzo Reale, così come in questi giorni ci sono stati grandi autori nazionali e internazionali che hanno raggiunto Palazzo Reale. Sì, noi proprio domani presentiamo questo volume, che è il quarto dei quaderni di Palazzo Reale che abbiamo ripreso come pubblicazione, una serie di studi, insomma, che ci aiutano appunto poi sempre a raccontare meglio la storia a chi visita il palazzo. In questo caso il tema è l'inserimento di Palazzo Reale in una rete di palazzi vicereali spagnoli che era mondiale, perché andava da Lima a Città del Messico, a Manila. Quindi è anche interessante vedere che Palazzo Reale rientra in una tipologia di palazzo di rappresentante del governo spagnolo a livello globale. E abbiamo tante attività a restauro in corso, il giardino appunto è cominciato adesso, abbiamo aperto da poco il percorso nei sottotetti del Belvedere, che insomma sarà aperto mensilmente con visite accompagnate, quindi abbiamo sempre attività che si rinnovano. E allora grazie al direttore di Palazzo Reale Mario Epifani per essere stato con noi, per la sua consueta disponibilità. Grazie a voi, allora ci vediamo a Mirabella Eglano, lo dico da visitatore prima ancora che da direttore di Palazzo Reale. Grazie, allora assolutamente questo confronto accompagnato dai cicatelli, mi sembra di capire che questa è la proposta. Assolutamente, che... o anche il nostro cicciaruottolo, che pure qua c'è tutta un'altra... Cicciaruottolo, io sono quasi in chiusura di questa parte. Tema di castagne adesso. Che siamo in periodo. Certo, è base di castagni. Quindi è un dolce come dolce. Il castagnaccio. Sì, solo che il nostro è diverso. Il nostro è diverso. Allora, Assessore, io le faccio questa proposta, poiché la rubrica dedicata alla cucina ha ampio spazio nel corso di Campania Live, io le invito a tornare. Bene, e perché no, oltre a raccontare, a farci cucinare e farci scoprire i segreti della vostra ricetta. Posso portare anche qui in studio due cuoche d'eccezione? Bene. Assolutamente, allora proposta accettata, intanto l'aspettiamo, perché questi temi che vi abbiamo raccontato a questo punto ve li mostreremo, sarò io a degustare come sempre, come sapete, in studio, però l'assessore poi ci racconterà i segreti della loro ricetta. Certo. Veramente? Ma alcuni, non tutto. Non tutto, giustamente. Qualche volta durante un evento, ovviamente, una signora che stava cucinando, io chiesi: ma qual è il segreto? E lei mi rispose ovviamente: ma se è un segreto mica te lo posso dire. No, anche perché molte cucinano ancora, come si dice, a occhio. Cioè, praticamente senza una misurazione particolare, in base a quello che è poi il proprio gusto personale, eccetera. Assolutamente sì, allora noi siamo in chiusura con l'assessore che ci ha promesso di tornare per mostrare ancora le eccellenze del territorio, sia dal punto di vista culturale nonché quello enogastronomico. Sindaco, abbiamo parlato veramente di tanti temi, degli impegni che sono stati assunti per il territorio irpino, di come questo evento sia stata anche una vetrina internazionale, ma soprattutto di come vi state impegnando e vi impegnerete ancora a fare in modo che questa vetrina possa proseguire. Certo, ma sicuramente io dico che il G7 rappresenta non un punto di arrivo ma un punto di partenza. Intanto questa vetrina internazionale noi dobbiamo sfruttarla, e l'Irpinia deve essere pronta a traguardi sempre più ambiziosi al di là del G7, perché come ho detto prima, in questo momento ci sono tutte le potenzialità in Irpinia per poter crescere. Allora grazie al sindaco Ruggero per essere stato con noi, grazie all'assessore Raffaella Rita D'Ambrosio, assessore ai beni culturali e alla promozione turistica del comune di Mirabella Eclano, anche grazie per la simpatia e la disponibilità a tornare. Dico soltanto una cosa, che i prossimi impegni nostri dell'Irpinia devono essere concreti, non soltanto belle parole che
e sono quelle che abbiamo detto tutti, l'impegno concreto e fattivo, e mi ricollego a quello che ha detto il Ministro, chi vuole fare promozione del territorio deve andare al di là, non esistono colori politici, è legato alla passione, alla volontà di un popolo, di un territorio che già ha fatto capire che insomma vale. Quindi invito tutti a visitare l'Irpinia. E allora grazie per essere stati con noi. Grazie. Noi facciamo una brevissima pausa, come vi ho anticipato, abbiamo parlato di cultura, abbiamo parlato di impegno per la promozione dei territori, delle eccellenze enogastronomiche, ma spazio anche alla musica. Ci vediamo tra pochissimo dopo una breve pausa pubblicitaria. Eccoci tornati in diretta sul canale 16 con Campania Live. Come anticipato, è il momento della nostra rubrica dedicata alla musica. Ed ecco noi Gennaro Curato, che bello ritrovarti, volto grazie. Noto per 8 Channel, è stato ciao, con noi Inna. Tante volte, anche in occasione delle nostre lunghe dirette di Natale, ed è bello veramente averti con noi. Grazie, per me è un piacere ritornare qui ad 8 Channel, siete ormai una famiglia, siete tutti amici, mi trovo a mio agio e ci vengo volentieri. Che bello il tuo sorriso, ma soprattutto che bello riascoltare la tua voce e le tue canzoni, perché sì. Io so che è stata un'estate impegnativa in cui stai tanto seminando, la semina è ancora in corso, posso dire così, stai lavorando ad un nuovo singolo. Sì, ho vari progetti in campo, una delle canzoni che ho completato ha per titolo Homo Comfort, una canzone che parla del rapporto tra uomo e tecnologia. E questa canzone, insomma, era un po' di tempo che la volevo scrivere, una canzone che parlasse proprio della società attuale, no? Del rapporto con i telefonini, insomma, un po' tutti presi dalla tecnologia. E secondo me questo è un tema molto importante di cui parlare, perché oramai ci stiamo sempre allontanando da quello che è la nostra vera natura, perché noi siamo parte della natura, il nostro rapporto dovrebbe essere più con gli alberi, con i fiori, con l'erba, piuttosto che con apparecchiature elettroniche, cose che ci depersonalizzano e tolgono quella parte di... quell'ultima parte di umano che ci è rimasta, perché oramai viviamo in un mondo frenetico dove non ci si sofferma più a guardare un tramonto, non ci si sofferma più a osservare la natura, a respirare. Infatti nella canzone propongo di tornare a respirare, ciò che non facciamo più. E io so che tu, appena i tempi saranno maturi, sarai qui a presentare questo singolo, ma d'altronde ai cantautori questo è il compito, no? Proprio raccontare la natura, poi raccontarla dal proprio punto di vista, da come ognuno di noi la percepisce ed osserva quello che accade. Diciamo che sì, il ruolo del cantautore, insomma, nel mio piccolo, è quello di mettere una lente di ingrandimento su un tema, su qualcosa che su cui di cui bisogna approfondire, per magari mandare un messaggio, una riflessione. La musica ha anche questo ruolo, non solo come intrattenimento, ma anche un ruolo di risvegliare gli animi, le coscienze. E allora io ti lancio qui un'idea. Non era previsto, quindi poi anche tu mi dirai se sei d'accordo. Quando il singolo sarà pronto, visto che si parla di come uno percepisce la natura, ma anche di come percepisci quel rapporto con le nuove tecnologie, noi lanciamo magari con il supporto dei nostri social un sondaggio, chiediamo alle persone cosa ne pensano prima di ascoltare il tuo singolo. Ti va? Come no? Ma benissimo. Sarà bello, però so che adesso sei qui per farci ascoltare altre tue canzoni. Sì, la prima che andrò a fare parla della donna, il titolo è Supermoderna.
super moderna, quindi una donna molto moderna. Molto moderna, la donna in carriera, la donna che vuole a tutti i costi apparire bella, che pensa alla palestra, pensa al trucco, che non esce di casa se non è perfetta, insomma. Legata molto al culto dell'immagine. Poi ti chiederò il tuo punto di vista, sì, su questo tema. Adesso spazio alla musica. Nel secondo Novecento lei conquisterà la sua vera indipendenza, la sua libertà. La donna non si ferma, mai si fermerà. Sguardo sempre attento alla modernità. Donna manager carriera, tu la vedi già, disinvolta veste solo, power dressing style. La donna non si ferma, mai si fermerà, sguardo sempre attento alla modernità. È vegetariana dalla mattina, muscoli in palestra e poi benzina. Ah, ah, moderna, ah. Guarda come balla lei stasera, guarda come muove la bandiera. Ah, ah, moderna, ah, ah, moderna. Super, 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 super moderna, ah. Sulla spiaggia mostra fiera le sue qualità, creme fluide, abbronzanti e sensualità. La donna non si ferma, mai si fermerà, sguardo sempre attento alla modernità. Se da Venere a Robole si trasformerà, credo che sarà la fine per l'umanità. La donna non si ferma, mai si fermerà, sguardo sempre attento alla modernità. È vegetariana dalla mattina, muscoli in palestra e poi benzina. Ah, ah, moderna, ah, ah, moderna. Guarda come balla lei stasera, guarda come muove la bandiera. Ah, ah, moderna, ah, ah, moderna. È vegetariana dalla mattina, muscoli in palestra e poi benzina. Ah, ah, moderna, ah, ah, moderna. È vegetariana dalla mattina, muscoli in palestra e poi benzina. Ah, ah, moderna, ah, ah, moderna, super, 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 super moderna. Ah. Una donna super moderna, raccontata dalla canzone, dal singolo di Gennaro Curato. Ma d'altronde tu dicevi il mio compito spesso è raccontare anche come osservo la società, no? Sì. Sì, in questo caso ho preso di mira, tra virgolette, la donna, ma tutte quelle persone che sono focalizzate proprio solo sul culto dell'immagine, come dicevo prima. E infatti racconto, come avete potuto ascoltare, la donna che si mette al sole con creme fluide e abbronzanti. No? Anche tanti uomini oggi, anche, magari il culto, infatti, dell'immagine ormai riguarda ormai, tutti. Esatto, esatto. E poi la donna in carriera, la donna che ormai vuole sempre più assomigliare all'uomo e perde, ha perso e in qualche modo quella sorta di femminilità che poi è una caratteristica peculiare della donna, no? Sì. E ti guardo incuriosita, sì, perché ovviamente è il tuo punto di vista. Il mio punto di vista, forse qualcuno potrebbe dire, beh, ma forse sei maschilista, però diciamo io in generale mi riferisco a quell'attaccamento all'immagine, diciamo alla donna che non vede più altro, e vede solo, crede che la vita, le cose importanti della vita siano solo legate all'apparire.
Prima parlando del nuovo singolo, no? Hai detto io voglio anche invitare le persone un po' a fermarsi, a riflettere, magari voglio immaginare che potesse essere un momento della tua vita in cui volevi invitare qualcuno a fermarsi e a... No, non è una persona in particolare, più che altro mi piace analizzare la società, mi piace analizzare l'uomo, perché a me quello che affascina è sempre la mente dell'uomo, quello che ognuno può provare dentro di sé. E secondo me oggi, ritornando al discorso della tecnologia, siamo troppo legati alla tecnologia e abbiamo perso un po' quello che forse fino a 40-50 anni fa insomma, a quella vita legata un po' alle tradizioni, a quello che i nostri nonni hanno vissuto. È un mondo diverso oggi, siamo nel 2024, ma il mondo in pochissimi anni è cambiato tanto, insomma. Però so che vuoi farci ascoltare qualcos'altro, in questo caso ci porti a Napoli. Sì, allora volevo proporre adesso un brano che nasce proprio da una poesia in lingua invernacolo, scritta in vernacolo, più che napoletana, diciamo, questa poesia è stata scritta in dialetto irpino e sannita, credo, sì, sannita, dal titolo Una tempesta d'indano sorriso. Questa canzone in effetti parla della voglia dell'anima di voler evadere, di voler essere libera. Quindi non sarà dialetto napoletano? No. Ma campano, diciamo. Irpino? Irpino Sannita, diciamo Irpino perché, Sannita. Perché diciamo, l'autrice di questo testo, di questa poesia, si trova in un paese che è tra ai confini. Ma io ti chiedo, perché a me piace tanto raccontare anche i dialetti. Sì. No, questa è stata scritta. In effetti, questa signora, che poi ha vinto anche un premio con questa poesia, un primo premio letterario, una volta mi portò questo testo e mi disse: Gennaro, mi farebbe piacere se tu me lo musicassi. E disse: guarda, lei si chiama Marina come me, no? Gennarina. E io disse: guarda, ci provo, però non ti garantisco niente, perché le mie canzoni generalmente nascono prima dalla musica, dalla melodia, e poi sopra la melodia costruisco un testo. Qua dovevo fare la cosa opposta, quindi dico: ci provo, ma non ti garantisco niente. Perché diciamo che la melodia legata al testo è un po' più vincolante da un punto di vista compositivo. E a questo punto io ho avuto questa poesia per diversi anni nel cassetto, dico: mamma mia, ma è passato tanto tempo, mi sa che mi richiamerà Rina per questa cosa. Dico: va bene, un pomeriggio prendo questa poesia, me la leggo, entro un po' nel testo, proprio in queste parole dialettali, appunto, e piano piano si delinea un po' nella mia mente un tipo di melodia che potevo più o meno scrivere, qualcosa appunto di popolare, qualcosa proprio inerente un po' al nostro territorio, alle nostre tradizioni, e viene fuori questa canzone. Non servono catene per attaccare un'anima, quando si è incaponuto che da scappa. Lì un pesce cane non ci può fermare, un sospiro d'amore e se ne va. Goppacente colura migliaia di giure, ma una spina di rose sai male fa. Un cuore insolente le dice di volare, o cerviella volesse già fermare. E stelle, ruggiere o mare da terra non fanno capace a quell'anima ribelle. E stelle, ruggiere o mare da terra non fanno capace a quell'anima ribelle. E stelle, ruggiere o mare da terra non fanno capace a quell'anima ribelle. Cielo o mare da terra non fanno capace a quell'anima ribelle. La bastano poche luci per se calma, la tempesta sta quasi va consuma. L'anima non si vuole accontentare,
se vola già buia, mo vola lontana e non te la ferma, e lacrime non servono per riposa, eppure Dio le dite un paradiso, accontentiti a te basta, non sorriso. E se le luci le umare da terra non fanno capace a quell'anima ribelle, e se le luci le umare da terra non fanno capace a quell'anima ribelle, e se le luci le umare da terra non fanno capace a quell'anima ribelle, e se le luci le umare da terra non fanno capace a quell'anima ribelle. Gennaro Curata, Campania Live, le stelle, il cielo, il mare, la terra, che bello, raccontare il territorio, ti piace tanto raccontare sì, la natura? La natura, sì, sì. Diciamo che non sono stato il primo cantautore a parlare di questo, ci sono già dagli anni 70 cantautori che hanno sempre parlato della natura. E allora io ti invito cito Cass Stevens, cito John Denver, James Taylor e tanti altri, insomma. La natura è l'elemento che ci appartiene, quindi bisogna ritornare alla natura. Io su questo sai che sono d'accordo, anche io è un tema che amo tanto parlare, raccontare, però ti invito, poiché tu sarai con noi fino ai saluti, abbiamo la nostra Paola Iandolo che ci ha raggiunto nuovamente per i titoli, l'anteprima dei titoli del TG, eccola di nuovo con noi, a te la linea. Intanto chiedo a Gennaro poi di scegliere una strofa, un brano con cui salutare i nostri telespettatori. Paola, ben ritrovata. Grazie Imma e ben ritrovati a voi. Allora diamo qualche anticipazione delle notizie del nostro TG. In apertura il processo per i killer del musicista ucciso a Napoli, ieri l'amarezza della mamma di Jojo, quell'assassino non sarà mai recuperato, ha detto, ma il presidente dei penalisti napoletani dice: capisco il dolore, ma non basta l'inasprimento delle pene, serve più prevenzione. E poi la tragica scia degli incidenti di Irpinia, che prega per Sofia, ancora incidenti stradali con vittime giovanissime, l'ultimo ieri all'Alba, a Lioni, appunto in Irpinia, dove ha perso la vita un 24enne pizzaiolo, l'amica che era con lui è gravissima all'ospedale di Pozzuoli, e ieri a Napoli l'addio alla mamma travolta in via Marina. Poi parliamo di musei aperti, Scavi di Pompei, i primi a livello nazionale la domenica, quindi con ingressi gratis dei siti culturali, conferma il boom degli scavi con 36.480 visitatori, posizioni in vertice anche per la Reggia di Caserta e per il Parco di Pestum, bene anche Palazzo Reale e Castel Sant'Elmo con il MAN a Napoli. Andiamo a Salerno, ucciso al mercato, non cercate vendette. Questa mattina il funerale del 48enne ucciso con un suo collega martedì scorso al mercato ittico. Vendicatevi con l'amore, le parole del parroco Donnello Senatore, e poi gli amici. Era una persona buona, gran lavoratore, dedito alla famiglia. Visite gratis in piazza per liberare gli ospedali, contribuire a decongestionare il pronto soccorso offrendo un'alternativa ai cittadini. Siamo a Benevento, che punta sulla prevenzione per aiutare i presidi sanitari, quindi il comune è pronto a nuove iniziative dopo il successo del tour della salute. E poi il calcio, Napoli più 2 sull'Inter, Juve e Milan frenano, quindi l'obiettivo azzurro alla ripresa e l'allungo prima dei 4 scontri diretti di fila. In B col patch
match della Salernitana a Palermo e difesa blindata. Juve Stabia quarta alla pausa, in C pari Benevento a Messina e stasera invece Crotone Avellino. Bene, queste erano le anticipazioni del nostro TG, io vi do appuntamento alle 14. A te la linea, Imma. Grazie Paola, il TG, l'appuntamento con il TG regionale di 8 Channel, come ci ricordava la nostra Paola Iannoli, alle 14. Io vi ricordo questa sera invece c'è l'appuntamento con 8 Gol condotto da Sonia Lantella, regia, vi chiedo conferma per l'orario, è alle 20:30 l'appuntamento con lo sport, è l'appuntamento con lo sport, io mi confermano 20:30 8 Gol con Sonia Lantella e ho quasi paura a chiedere a Gennaro che squadra tifi. Diciamo che io non sono un tifoso, ma in generale, ma diciamo sono un simpatizzante dell'Avellino, ovviamente. Ovviamente, perché deve la squadra del cuore, la tua città, e quindi segui la squadra del tuo cuore. Sì. Noi siamo in chiusura, Gennaro. Sì. L'invito è che ti aspettiamo ancora, grazie. So che hai scelto qualcosa con cui salutare i nostri telespettatori in questa prima puntata. Sì, diciamo che quest'altra canzone che ho scritto parla un po' del viaggio, quindi è stata scritta un po' dopo il Covid, quindi l'invito a viaggiare, l'invito a scoprire nuovi posti. Questa canzone parla di una berlina che viaggia ad alta velocità senza una meta, senza un obiettivo. Sto spingendo sul pedale di una vecchia Cadillac DeVille. Molti pezzi sono andati, ma stavolta partirò da qui. Seguo la follia, lascio tutto a casa mia. L'inverno è finito ormai, il sole brucia più che mai. Che mai corre ancora la mia berlina, forza, potenza, tanta adrenalina, non avrai altra alternativa, il tempo scaccia la malinconia, cosa vuoi che sia, stanotte amore ti porto via. Le distanze sono grandi, non si contano i chilometri. Sulla strada si disegnano pensieri fra le immagini. Parte una canzone, sento dentro un'emozione. Il vento presto si alzerà, un altro giorno finirà. Finirà. Corre ancora la mia berlina, forza, potenza, tanta adrenalina, non avrai altra alternativa, il tempo scaccia la malinconia, cosa vuoi che sia, stanotte amore ti porto via. Sono certo che a quest'ora la mia corsa non si fermerà. Anche tu guardavi fuori e volevi scappar via da là. Oltre la collina, dopo quella ferrovia, il cielo non aspetterà. Rubiamo questa libertà. Libertà. Corre ancora la mia berlina, forza, potenza, tanta adrenalina, non avrai altra alternativa, il tempo scaccia la malinconia, cosa vuoi che sia, stanotte amore ti porto via. Corre ancora la mia berlina, forza, potenza, tanta adrenalina, non avrai altra alternativa, il tempo scaccia la malinconia, cosa vuoi che sia, stanotte amore ti porto via. Thank you.
Gennaro Curato a Campania Live, veramente grazie per essere stato con noi, ti aspettiamo presto. Grazie, alla prossima. E grazie a voi per averci seguito, ci rivediamo domani come sempre in diretta dalle 11:30 sul canale 16.